tutti ragazzi, io sono Vales e oggi siamo sul nostro primo video con la facecam e siamo ritornati su Battlefront. Allora, io come al solito ho già scelto la modalità, già prima di fare il video ho già scelto la modalità da fare, quindi andiamo subito sul multigiocatore, direi di iniziare subito la partita. Nel frattempo si vede la... non mi ricordo come si chiama quell'aereo, comunque il jet, però non mi ricordo, però c'è R2D2, non lo so, è messo là. Avevo deciso di fare assalto camminatori. Allora, assalto camminatori, intanto facciamo caricare. No, anzi, prima vi spiego cos'è assalto camminatori. Assalto camminatori è praticamente la modalità, secondo me, più completa che c'è su Battlefront, perché... ci sono, puoi fare, puoi essere sia che eroe sia che veicolo, quindi AT-AT, cose del genere. Gli AT-AT che sono quelli più grandi, diciamo, gli AT-ST, quello che cazzo ti pare, diciamo ci sono di tutto e di più, puoi fare tutto quello che vuoi. Limite massimo di giocatori sono 40, quindi c'è anche un bordello assurdo. Comunque ora vedremo un po', diciamo, facciamo caricare, iniziamo questa partita, dai. Ok raga, siamo ritornati, finalmente possiamo iniziare la partita. 3 ore di caricamento, voi non potete capire. E quindi ecco, questo qua è l'AT-AT, questo che state vedendo ora. Ecco, va bene, andiamo avanti, già la partita è iniziata, va bene. E stiamo anche vincendo, quindi va benissimo. Ecco, noi il nostro obiettivo è spegnere quegli uplink che ci sono là, che attivano i ribelli, per sparare ai nostri camminatori. Diciamo l'obiettivo dei ribelli è quello di sparare ai camminatori e distruggerli, e gli imperiali invece li devono difendere. E allora, intanto già mi iniziano a sparare, quindi... proviamo a andare a disattivare quello là, anche se so che sarà difficile, perché secondo me ci sarà qualcuno qui dentro. Invece no. E invece no. E invece non c'è nessuno. Là ci sono, c'è gente. Ok, vai, spara. Non lo beccherò mai da qua. Però vabbè, andiamo all'altra plink. Mi sa che c'è un bordello nell'altra plink. Mettiamoci in questa torretta. Ok, e proviamo a... Sì, ma già mi puntano, quindi non va bene. Sono morto. E diciamo anche che, diciamo, questa modalità è molto più bello giocare da imperiale rispetto che da ribelle, perché da imperiale puoi impersonare l'AT-AT, che è una figata assurda. Ora non lo vedo l'AT-AT. Mentre invece non lo puoi fare quando sei ribelle, perché gli AT-AT sono solamente... Ecco, ora infatti andrò a mettermi come si chiama, l'aereo. No, perché mi hanno sparato prima. Sì, perché ogni volta che ti sparano, cioè se tu prendi una cosa e poi ti sparano, questa cosa si disattiva, infatti già si è disattivata. Cioè io l'ho presa, però poi si disattiva perché... non lo so perché. Nel frattempo non mi ha fatto anche notare che io ho, per adesso, mentre sto giocando a Star Wars, giustamente ho la maglia di Star Wars, che ora provo a alzarmi, ve la faccio vedere, però è un po' difficile mentre sto giocando. Due secondi che ammazzo quello, almeno faccio un cicchione. Ok, 2 secondi che ora mi alzo per farvi vedere la maglietta. Guardate, c'è la maglietta di Darth Vader. E già mi iniziano a sparare. Me ne devo andare. Però abbiamo un drone sonda che non si può posizionare qua, ma qua sì. Qua c'è qualcuno. Ecco, lo ammazziamo subito. Torno in battaglia. Perfetto, sono andato fuori in battaglia. E allora proviamo a spegnere l'altra plink. Nel frattempo uccidiamo questo qua, questo tizio. Anche questo tizio, mi stanno già sparando. Sono praticamente morto. Com'è che ancora non sono morto, che c'ho la vita a 2. Ok, non sono morto. Ecco, ora la TAT è vulnerabile, quindi cercheranno di spararci tutti con il cannone. Allora intanto cosa facciamo? Allora prendiamo questo coso. Ecco, là io già da là posso impersonare
come si chiama? Il la TAT con quello. Ora vediamo se riesco a prenderlo. Ok, ok, ok. Siamo nella TAT, ragazzi, che è la cosa più figa del mondo, essere la TAT. Guardate che figo. Posso sparare che con questo, che sono diciamo le cose più veloci, poi posso fare il mortaio. E poi posso sparare questi. Diciamo che il camminatore è vulnerabile sono solo alcuni momenti, diciamo, cioè non è sempre vulnerabile. Poi infatti ora per esempio ora non sono più vulnerabile. Si capisce quando è vulnerabile, a parte perché lo dice quello là, ma poi si capisce perché tipo lo vedi tipo tutto elettrizzato. È veramente molto molto figo. Ora per esempio quello là che passa salta in aria. No, perché non l'ho beccato, c'ho una mira di merda, come ho fatto a non beccarlo. Vabbè, gli piazzo un bel mortaio così. Ok, gli ho piazzato un mortaio. Ora guardate sto mortaio, guardate che figo. Nel frattempo mi stanno sparando alla lama, anche se non mi fanno niente. Io ho 12 di vita, quindi non ho... Ah, no. No, quello là non significa la vita, scusate. Quello là sta a significare il... Ok, ne ho ucciso uno. Quello là sta a significare quanto tempo residuo c'ho nella TAT. Infatti è finito il tempo residuo nella TAT. E ora ritorniamo. Così. Nel frattempo c'è Dark Fener messo là, che sta morendo malamente. Molto malamente, è morto. È morto, è morto, è morto. 3, 2, 1, morto. Ok. Già stanno facendo i punti di... Allora, ok. Abbiamo ammazzato uno, però c'è uno con la mitragliatrice e non va bene. Sono morto. Dal droide, mi ha ucciso il droide, va bene. Allora dai, andiamo avanti. Cerchiamo di metterci anche il... No, perché se l'ha preso lui, stavo scherzando. Mi volevo mettere il come si chiama, l'aereo. Però se l'ha preso quello là, lo stronzo, e quindi va bene. Allora. Comunque, non so se già ve l'ho detto lo scorso episodio, ecco, sono morto. No, ancora no. Non so se già ve l'avevo detto. Sono morto. Non so se già ve l'avevo detto lo scorso episodio di Battlefront, che ci sono due visuali di Battlefront. In caso non lo sapeste, ovviamente. Io non so se voi lo sapete o no. Non so se avete il questo gioco o no. Praticamente esistono due visuali, cioè la visuale in terza persona e la visuale in prima persona. Solo che a me la visuale in prima persona non piace, cioè mi piace di più. Cioè, vedete anche il mirino, diciamo. Non mi piace molto a me la prima persona. Cioè mi piace di più la terza persona. Non so perché, io ho sempre avuto questa cosa. Io preferisco la terza persona rispetto alla prima. Cerchiamo di spegnere questa blink, se ce la facciamo. Ok. Abbiamo spento la blink, però ora mi ammazzano sicuramente. Mi ammazzeranno. E invece no. Sono morto, stavo scherzando. E nel frattempo chiama il cellulare di casa. Vabbè, non ci fa niente. Noi lo lasciamo battere, giustamente. Abbiamo una granata, sta granata che fa malissimo, che è questa qua. Guarda, ora gliela lancio a questo qua. Guarda come esplode, guarda come esplode. Eccolo qua, è esploso. Nel frattempo ancora stanno chiamando a casa, ma noi ce ne freghiamo. E qua c'è la TST. Allora, qua c'è qualcosa. Prendiamo sta cosa. Vediamo cos'è. Ricarica cazzo, ok. Ok. Ci riusciamo. Ok. Ci sono riuscito. Ok, c'è uno che mi sta puntando, sto morendo malissimo, sono andato alla parte dei ribelli, sono cretino. Aspetta, mi riparo qua. Ok, questo qua è passato da qua, io faccio il camperone e l'ammazzo. Questo qua è sparito, invece andiamocene, sono morto. Però mi hanno vendicato, quindi va bene. Allora... E andiamo col jetpack. Comunque il jetpack è utilissimo. Cioè è molto 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 utile.
Ecco, dobbiamo proteggere il camminatore che ha 87 di vita. Oh, ha tanto il... Ecco, mi ha ucciso Han Solo. O Han Solo, non si sa. Non so sinceramente come si pronuncia, perché alcuni lo chiamano Han Solo, alcuni lo chiamano Han Solo. Quindi non so sinceramente, io l'ho sempre pronunciato Han Solo. Poi non lo so. Qua c'è Boba Fett nel frattempo, eccolo qua. Nel frattempo credo che stiamo vincendo. Credo, non ne sono sicuro, perché ancora c'è. Cioè diciamo il i camminatori hanno più o meno tutta la vita, 1,48 e 1,64, quindi diciamo che ok, cerchiamo di ammazzare questi, anche se non so se riuscirà a ammazzarli tutti. No, infatti ne ho ammazzati solo due. Però va bene, quanto stiamo facendo? Allora, c'era un modo per vedere quanto si stava facendo, non mi ricordo. No, così si metteva a pausa. Non mi ricordo. Aspetta, forse così? Sì, così. Sto facendo 10-8, va bene. Va benissimo, 10-8 va bene. Comunque stiamo, l'importante è che non andare in negativo, ragazzi. L'importante è quello. E credo che questo sia l'ultimo punto, diciamo, di uplink. Cioè l'ultimo uplink che possono fare. Cioè nel senso, se riescono a fare questi uplink e liberare la Y, cioè la Y disattiva lo scudo del... Vaffanculo. La Y eleva, diciamo, lo scudo dei camminatori. Diciamo, se non riescono a batterli ora, cioè dopo questa blink, dopo questa la Y disponibile, abbiamo vinto. Comunque devo dire che come modalità questa è la mia preferita, ragazzi, perché è anche la più completa, la mappa è enorme, come vedete, è assurdo, è enorme la mappa. E quindi anche per questo è uno dei motivi perché mi piace tantissimo questa modalità. Ora qua ci sono alcuni, non riuscirò mai a disattivare la blink, io lo so. Non ci riuscirò mai, però se uccidiamo questo... Sono morto, non ho, è impossibile. Allora, una blink comunque è spento, quindi va bene. Quanto sto facendo? 11-10, ragazzi, rischiamo di andare in negativo, quindi devo assolutamente uccidere qualcuno perché non voglio completamente andare in negativo. Boba Fett è stato assegnato. Non è proprio questo che voglio. C'è quello là che non riesco a ucciderlo da questa distanza. Vediamo se lo posso uccidere qua. Sì, l'ho ucciso. Con il colpo alla testa, quindi. Là c'è un uplink che dobbiamo assolutamente spegnere. Ok. Ma mi sparano subito qua. Aspettate, vediamo se c'è qualcuno. Ok, non c'è nessuno. Lo riesco a disattivare ormai. Ok, l'ho disattivato. Sono un genio. Allora, ora c'è questo qua che muore. No, sono morto io, stavo scherzando. Sì, ma tra l'altro questo qua è scaltro che c'ha lo scudo personale. Quindi anche se sparavo troppo si metteva lo scudo personale, sti cazzi. Allora, cioè hanno riattivato di nuovo l'uplink, sti stronzi. Andiamo a disattivare di nuovo sto uplink. Nel frattempo c'è un colpo blu qua. Prendiamo sto coso, vediamo cos'è. Vediamo cos'è, cannone blaster. Sì, potrebbe servire. Potrebbe servire, devo dire. Devo dire potrebbe servire, però non ora. Cioè non in questo momento. Questo qua può morire anche. Come ha fatto? Un proiettile! Mi ha sparato un proiettile! Mi ha sparato... Ma cos'era? Cos'era quell'arma? Cos'era? Cioè era un... Vabbè, non lo so. Allora nel frattempo posso prendere il camminatore, ma lo prenderà sicuramente prima qualcuno, infatti. Nel frattempo ancora non ho usato il cannone blaster. Questo dovrebbe rallentare i bombardieri. Allora... Uno si è andato a schiantare così alla cazzo di cane. Proviamo a spegnere questo uplink. Proviamoci almeno. Ok, proviamo a ammazzare questo. No. Mi ha ucciso col colpo a corpo. Mi ha ucciso col porco a porco. Stavo dicendo col porco a porco. Mi ha ucciso col porco a porco. Va bene.
E allora, quelli nel frattempo si stanno facendo un sacco di uplink. Non riusciamo a... è molto difficile levare quell'uplink, ma quello là sta andando a attivare l'uplink. Dobbiamo assolutamente ucciderlo. Non è il momento per attivare un altro uplink. Ok, dobbiamo assolutamente spegnere quel uplink. Tipo così. Ecco, tipo così. Tipo così, ragazzi, tipo così. Così, così. No, cazzo, Ian Solo. Cazzo, Ian Solo. Cazzo, Ian Solo. Porca troia. Perché? Lo stavo disattivando. Nel frattempo io saltello tipo Heidi, va bene. E ora saltello, faccio salto, salto lungo più lungo. Passiamo da qua. Ok. Ok, dobbiamo difendere il camminatore. Se riescono, se non li abbattono, se non li abbattono, abbiamo vinto, ragazzi. No, ma non sta abbattendo il come si chiama. Dobbiamo assolutamente impedirglielo. Questa cosa, se l'avvolge troppo, abbiamo perso. Ok, non l'ha avvolto, non l'ha avvolto. Non l'ha avvolto, però lo sta avvolgendo. Aspetta, io provo a sparargli col cannone, ragazzi, però è molto molto difficile. È troppo difficile sparargli col cannone. Speriamo che non riesca a avvolgerlo. Deve sbagliare, deve sbagliare, deve sbagliare ora. Ok, abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Rango 21 raggiunto, tra l'altro. Abbiamo vinto. C'è l'altro AT-AT che praticamente era morto. Abbiamo fatto negativo, però 13-14. Vabbè, però abbiamo vinto. Quindi lo scorso, la scorsa puntata avevamo perso, però era andato in positivo. Mentre invece questa puntata siamo andati, diciamo, negativo. Però abbiamo vinto, quindi diciamo. Mi è piaciuta questa partita. Va bene, siamo al rango 21 ora. Benissimo, abbandoniamo la partita. Non me ne frega più niente. Va bene, va bene, va bene. Abbiamo capito, sono troppo forte, mi sta dando troppi punti. 600 crediti, va bene. 13 uccisioni, un veicolo distrutto, 2 uccisioni con esplosivi. Va bene, va bene, però non me ne frega più niente. Carte stellari usate, 23. Usciamo dalla partita. Questa, tra l'altro, questa mappa si chiama Tomba dei Giganti. Sì, perché infatti non so se avete notato, ma ci sono tipo 350.000 AT-AT distrutti nel frattempo che ci sono un sacco di resti che credo siano degli AT-AT. Credo, non vorrei sbagliarmi, però credo siano degli AT-AT. Nel frattempo sta uscendo dalla partita. Quanto ci sta per caricare e uscire dalla partita? Voi non me lo potete immaginare, ci sta mezz'ora solamente per caricare la partita e mezz'ora per uscire dalla partita. Aspettiamo che esce, ragazzi. Ok, ragazzi, è uscito. Vabbè, è uscito finalmente dalla partita. 3 ore per uscire dalla partita. 3 sante ore. Cioè non proprio 3 ore, però dico, no, ovviamente era normale che non erano 3 ore. Cioè dico, se c'è qualcuno che ha creduto che erano 3 ore, no. Però dico, 5 minuti per uscire dalla partita mi sembrano un po' troppi. Però vabbè. Comunque, ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto. Abbiamo fatto una bella partita, comunque. Devo dire una bella partita, anche se sono andato in negativo per un'uccisione sola. Fortunatamente sono andato in negativo, però abbiamo vinto. Però abbiamo vinto. Anche se, diciamo, a bruciapelo abbiamo vinto, perché stavano morendo malissimo gli altri camminatori. Se quel veicolo lo riusciva a avvolgere quell'AT-AT cadeva e avevamo perso. Invece non c'è riuscito, quindi abbiamo vinto. Va bene, io direi che per questo video, per questo episodio, diciamo, è tutto. Io come al solito vi invito a lasciare sempre un bel pollice in su, a iscrivervi se volete. Noi ci rivediamo a un prossimo video, a un prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi.